Casale, 17 per Milano, con Giachetti che va a servire Mancinelli. Eirson, arriva il pick and roll con Radosevic, Eirson il jump da mezzo all'area, a segno Malek Eirson in una delle specialità della casa. Grande controllo, probabilmente stava vedendo anche la possibilità di servire Radosevic e quindi questo ha ingenerato incertezza nella difesa tale da permettergli un'eccellente sospensione. Jenning, ancora il pick and roll con Danigan, attacca bene Eirson, il tiro dal centro dell'area. Darselo perché giustamente Marco Crespi sa bene, sa il fatto suo, sa che faccia a faccia ha poche speranze, deve cercare di mettere in piedi qualcosa di inatteso. Il pallone ancora per Casale Monferrato con Jenning, il tiro anche suo cadendo all'indietro, difende a seguito di un canestro. Cook dal palleggio a spazio per tirare frontale da tre punti. Omar Cook, 5-4 Milano. E forse non si era messa bene la difesa, però ha letto molto bene Cook perché non ha voluto allontanarsi troppo dal blocco, ha preso subito un'eccellente sospensione da tre, adesso c'è un recupero. Presi bene dall'attacco più che per deficienze difensive, però indubbiamente se va avanti così Milano può avere delle difficoltà. Adesso c'è stato un primo tiro molto contrastato, diciamo. E poi l'assist di Cook, pallone ancora per i biancorossi con Cook che lavora dal palleggio, prova ad andare fino in fondo, l'assist per Borossis, strappa la palla dalle mani in amaca e allora può correre di nuovo Jenning, il fallo di Omar Cook. Qui è stato più lesto di tutti Namaka, Borussis forse un po' molle. E l'ha presa un po' con troppa disinvoltura forse, perché sei al 100% dell'aggressività, quindi prendi la palla non al 100%, è facile che te la portino via. Nel frattempo anche Milano porta la palla per l'azione della 9 più, il pallone nelle mani di Chiotti, adesso può lavorare Jenning contro Nicola, stesso dei blocchi Malaventura, uno contro uno su Mancinelli, ancora Jenning deve tirare da 8 metri frontale, l'errore, il rimbalzo di... Sì, però è confusione positiva, l'azione di prima magari no, ma questa qui, il passaggio lungo, il tap-in, poi si può anche sbagliare, però vuol dire che la squadra di testa c'è. Jenning da tre punti, dal centro, ancora la palla esce e ancora l'enorme Borussis sotto canestro a fare preda del pallone. Cook lavora dal palleggio, magie con il ball handling per provare a battere Gentile, adesso Borussis ribalta il pallone per Nicolas che può tirare frontale da tre, probabilmente a sostituire proprio Borussis. Cook per Pozzes contro la zona della formazione piemontese, ancora Cook per Mancinelli, attacca Namaka, può andare fino in fondo, l'appoggino al ferro, canestro importante che sblocca di nuovo Milano. E c'è bisogno del terzo esterno contro la zona, Mancio stavolta si è fatto trovare, non ha rischiato il tiro, ha visto la penetrazione per due punti a maggior percentuale, però senza tre esterni contro la zona fai fatica ad attaccare. Ancora Jenning lavora sul lato destro, riapre per Chiotti dai 5 metri, l'errore, bravo! Gane Radosevic, un bel duello di giovani centri e quindi siamo pronti a gustarcelo, naturalmente sarà uno delle chiavi di questi prossimi minuti. Malaventura ancora può riaprire per Jenning, 8 secondi per andare al tiro per Casale Monferrato, lavora bene in aiuto Radosevic, ancora Jenning insiste fino in fondo e insiste bene perché poi Eirson è costretto a fare fallo per evitare il canestro. Primo fallo per Malik Eirson che ha tenuto solo il primo passo della penetrazione, poi l'americano di Casale è andato fino in fondo e il numero 7 biancorosso non ha potuto fare altro che fare fallo. No, difatti lì partita Gallinari, c'ha spazio per tirare il tiro, l'errore, il rimbalzo di Jenning che va dall'altra parte giocando in questo caso da playmaker, c'è Eirson su di lui, azione abbastanza tranquilla perché Casale Monferrato proverà ad andare fino in fondo, Jenning contro Eirson, Milano non può fare fallo se no saranno tiri liberi, accetta il cambio con Mancinelli, accetta il cambio Radosevic, Jenning attacca, crossover, il tiro dal centro dell'area sulla di Mancinelli che va a sedersi, Giachetti, Nicolas, Eirston, Gallinari e Radosevic contro la difesa di Casale Monferrato. Eirston cambia passo, trova la cattura del pick and roll Gentile Chiotti. Ma devo dire che alla luce di questi primi 11 minuti sono davvero stupito che abbia ancora 0 punti Casale, che sta giocando una palla canestro come da adesso non avevo dubbi.
da parte di Crespi, però di altissimo livello, ma qui c'è Ayrton che ha preso in mano la questione, ho paura. Terza penetrazione in fila dei biancorossi, che trovano ancora un canestro, quello di nuovo del più 3, 24-21 per l'Emporio Armani. Palleggia questo tiro di Jenning a segno, forse anche con un contatto. E di nuovo Giacchetti a chiamare lo schema per Milano contro la zona di Casale Monferrato. Gallinari dalla media, il jump è corto, il rimbalzo proprio della Novi Più che prova a correre con Jenning, mentre sul cubo dei cambi è andato a sedersi Mesorrocca. Jenning da tre punti a segno per il primo vantaggio della Novi Più. Palla Ferrari in festa. E Borussia non ce l'ha fatta, Radosevic non ce l'ha fatta su quel pick and roll. Adesso è pronto Mesorrocca, con la speranza per Milano e Scariolo che sia lui a riuscire a fermare finalmente il pick and roll, però per il momento le difficoltà e l'entusiasmo per Casale stanno crescendo. Ma l'avventura nel frattempo va a servire di nuovo Jennings con la 9 più in vantaggio 26-24. Il tiro da 7 metri di Jennings è lungo. Gentile esce dai blocchi Giacchetti, che può lavorare contro Pieric, che è entrato il capitano di Casale Monferrato. Gallinari raddoppiato, scarica bene per Giacchetti, va fino in fondo ma arriva l'infra. Il palleggio dell'americano che passa al suo connazionale Drew Nicholas, la difesa intensa di Berti. Ancora Nicholas frontale, arresto e tiro, fuori equilibrio, l'errore, il rimbalzo toccato proprio da Nicholas nelle mani di Giacchetti e Milano può giocare ancora un possesso con Gallinari, che vuole attaccare dal palleggio, anche lui dai 4 metri, la palla va sul ferro, non aiuta Milano, aiuta Chiotti che va a prendere il rimbalzo e va a servire Jenning per un nuovo attacco della formazione di casa. Uno contro uno di Jenning, il fallo di Giacchetti che è stato costretto al fallo per fermare la penetrazione. Non è canestro buono ovviamente, sarà rimessa dal fondo per Casale Monferrato. Vedete ancora il contatto di Giacchetti che deve arretrare, non può avere la velocità dell'attaccante, quindi un buon fallo, ben speso. Il rimbalzo di Cook dopo l'errore di Giacchetti, lui che ha già preso anche 4 rimbalzi. Berti in regia per Jenning, ancora il pick and roll con Chiotti che riceve in post. Passaggio sui 35 pari al Palaferraris, zona di nuovo per Casale Monferrato. Cook in palleggio al centro del campo per quello che sarà presumibilmente l'ultimo attacco dei milanesi in questo primo tempo. Ancora Cook dal palleggio, lavora, gli ruba il pallone Gentile, corre in contropiede Pieric, di nuovo Jenning fino in fondo, il più a lavorare con Omar Cook, il consegnato per Nicholas, a uomo in questo caso Casale Monferrato, proprio per Nicholas. Milano prova ad attaccare, lo scarico di Drew per Cook che gestisce male il pallone ma poi si alza per tirare e sbaglia, e la 9 più trova il massimo vantaggio della sua partita sul più 4. C'è spazio per Cook, tanto spazio per Cook che tira da tre punti, forse troppo spazio per Cook. Bravo Borussis a rimbalzo, riapre per Mancinelli, Fozzis, ancora Mancinelli, il pallone per Nicholas, la palla dentro per Borussis, si torna a coinvolgere il greco che però perde il pallone. Jenning vuole attaccare a tutto campo Nicholas, ancora il tiro dalla media, ancora a segno, e Milano che non riesce a trovare il bandolo della matassa. Ma c'è poca contenimento sugli esterni, è vero che ci vogliono gli aiuti, però quello lì che marca il palleggiatore deve contenerlo in un modo. L'entusiasmo fa tirare da tre punti Gentile, ma il tiro è fuori. Allora Milano di nuovo può correre con Cook a tutta birra fino in fondo. Omar Cook trova il fallo, si mette in proprio, ma forse finalmente può sbloccare Milano con due tiri liberi dopo 3 minuti e mezzo di tanta, tanta, tanta fatica. Doppio cambio per Milano mentre stiamo rivedendo la penetrazione di Omar Cook e anche time out di Sergio Zone per i milanesi. Pieric con la rimessa, un po' di difficoltà per la ricezione, adesso Jenning deve tirare da 7 metri, il tiro è fuori. Pieric con malaventura che esce da una serie di blocchi per andare fino in fondo, lo chiude bene Gallinari. Jenning contro Cook, gli vuole negare la penetrazione, bravo Cook in difesa, adesso deve tirare Jenning, sta scadendo il tempo dei 24 secondi, tripla.